Io ho trovato veramente inaccettabili le affermazioni false e arroganti del Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio dovrebbe sapere, perché ormai Di Bagnoli sta facendo finta di occuparsene da tempo, che la bonifica appartiene ai governi e sono 10-15 anni che il governo non bonifica. Gliel'abbiamo dovuta addirittura ordinare con un'ordinanza e la giustizia amministrativa ci ha dato ragione. Quindi è l'ora che lui faccia quello che deve fare, quindi non propaganda. Cominci la bonifica, rispetti la città, rispetti la Costituzione, convochi i tavoli quelli giusti, col comune, la regione e il governo e soprattutto impari a rispettare la dignità di un popolo, perché andare a un'assemblea popolare è un atto di democrazia. Costituire una cabina di regia illegale è un atto di violenza istituzionale ed è un fatto illegale. Quindi il Presidente del Consiglio sta assumendo atteggiamenti in piena violazione costituzionale ed utilizza la propaganda mediatica per cercare di colpire una città che si sta alzando da sola, con tutti i suoi limiti, con tutte le sue sofferenze, ma con una grande dignità. E si accorgerà di Napoli, perché Napoli nella storia ha sempre respinto gli occupanti nelle varie forme in cui si sono caratterizzati. Lui sta occupando Napoli attraverso un commissario illegale e noi lo respingeremo e lo manderemo fuori da Napoli, come è giusto che sia. Sono talmente uomo di dialogo che nei prossimi giorni farò un invito al governo, alla regione, di sedersi attorno a un tavolo in cui presenteremo il nostro piano per Bagnoli che è pronto da un anno e che il governo non vuole vedere. Quindi inviteremo. Loro convocano le cabine di regia e noi inviteremo gli organi costituzionali, così vediamo chi difende la democrazia e chi fa espropri, occupazioni e violenze istituzionali. Quindi il dialogo per noi è il sale della democrazia, sono altri che lo rifiutano. E il Presidente del Consiglio è da un anno e mezzo non viene a Napoli. Vi ricorderete che il 14 agosto del 2014 firmò un patto che ha tradito, disse che sarebbe tornato il 7 novembre del 2014 a Scampia. Insomma, praticamente ormai siamo abituati alla propaganda truffaldina del Presidente del Consiglio da un punto di vista politico, quindi se vuole cambiare idea la deve cambiare lui. Noi siamo sempre gli stessi, piccolini, formichine, ma siamo molto determinati e non ci faremo piegare da nessuno. Quindi Napoli non è più una città dell'insensato. Ma Napoli è derenzizzata nel modello, e lo si vede. Lui pensa di fare tutto, Presidente del Consiglio, il segretario nazionale del Partito Democratico, l'uomo delle verità. Non funziona così il Paese. Il paese è fatto di differenze, di diversità, di rispetto reciproco, di dialogo e soprattutto è fatto di sud, cosa di cui il Presidente del Consiglio non se n'è mai occupato, non sa manco che cos'è il Mezzogiorno d'Italia. Questo è il brutto di questo paese, che abbiamo un Presidente del Consiglio che non sa nemmeno che cos'è il sud. Il sud lo devi conoscere, ci devi entrare dentro, devi camminare, devi piegare le contestazioni, devi stare tra la gente, devi affrontare i problemi, soprattutto devi avere le mani pulite. Lui pensa più alle banche, Banca Etruria, la Boschi, si occupa di poteri forti, di ambienti che noi invece consideriamo residuali rispetto al popolo che soffre, al quale cerchiamo di dare voce, al di là dei partiti, al di là della vecchia politica.